Cinque frasi che fanno innamorare un uomo. Allora, quali sono cinque frasi che tu puoi utilizzare che fanno innamorare un uomo, che gli suscitano emozioni? Devono essere frasi che gli suscitano emozioni, ma contemporaneamente possono anche penalizzare un pochettino, andando a, diciamo, a farlo sentire un pochino inadeguato, in modo tale da stimolarlo a fare di più. Non tutte queste frasi possono, devono avere questa duplice caratteristica, però vanno usate anche contemporaneamente o in situazioni diverse. Adesso te le dico, cara Malgasciona! Una frase potrebbe essere: ho avuto un sogno questa notte che vorrei condividere solo con te. Non so se tu sei all'altezza. Ecco, il fatto di non so se tu sei all'altezza potrebbe essere stato un sogno erotico, ad esempio, nel quale tu magari non hai l'altezza giusta per condividerlo. È una frase un po' ambigua. Tieni presente che l'ambiguità, quello che suscita dubbio, è quello che in realtà seduce. Questa è una frase da usare. Una seconda frase potrebbe essere: mi piace la tua mente acuta, ogni conversazione con te è una stimolante avventura, anche se solo un'avventura mentale. Anche qua, diciamo, vai a stuzzicare un pochettino, no? Come se, sì, certo, è la mente acuta è tutto, ma la mente è quello che è meno acuto, magari è la parte, come potremmo dire, più carnale, magari mancante, chissà. Suscita dubbio. Terza frase: ho provato un piacere incredibile nella tua compagnia. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro. Questa è un'altra frase che potrebbe essere carina da usare, non genera dubbi. Però, insomma, è una frase che può far immaginare le cose, quindi ogni tanto, quando volete dare una gratificazione un po' più forte, potrete usarla. La quarta frase: sei diverso dagli altri, hai quella combinazione unica di charme e profondità che mi affascina. Sei anche molto più gentile. Ecco, questa cosa potresti aggiungere gentile ed educato. Questa ultima frase, gentile, diverso, potrebbe far sentire, diciamo, non dico effeminato, ma potrebbe far nascere il dubbio che è una persona, come possiamo dire, un pochino, non molto macia, diciamo, no? E quindi lo stimolerà a fare un po' di più. E poi un'altra frase che funziona, che ha un obiettivo un po' diverso, è quello di farlo sentire, di frenzonarlo un po' contemporaneamente, no? Dirgli: mi piaci tanto, ma di fatto ti vedo un po' come un amico. Gli uomini, quando si sentono frenzonati, vogliono in qualche modo riscattarsi, vogliono in qualche modo, diciamo così, dimostrare che possono essere di più. È questo che lo farà cadere. Una frase: mi sento libera di essere me stessa quando sono con te. Questa è una sensazione che non mi voglio perdere. Ti vedo veramente come un amico col quale posso parlare di tutto. Ecco, questa è un'altra, è quella frase che appunto anche qua è un po' ambigua e che lo può coinvolgere. Ovviamente queste frasi sono un punto di partenza per creare quel coinvolgimento e per creare un legame significativo che è poi la base per far innamorare un uomo. Seguimi su tutti i miei canali YouTube.